serve a tutti, ragazzi. Oggi vi voglio portare un contenuto un po' diverso dal solito. Ovvero, oggi andremo a giocare a Mario Kart, però quello per il GameCube che nessuno conosce. Perfetto. Ho chiuso la finestra, ora credo che possiamo cominciare. Giochiamo il trofeo fiocchetto con i circuiti più belli, diciamo. Mio Dio, la stella all'inizio proprio era forse un qualcosa di strabiliante. Oddio. Proviamo a vedere se ce la faccio a passare sul ponte. Sicuramente no, ovviamente. Cioè non ci devo neanche provare ormai, cioè. Non so perché io faccio sempre ogni volta a fare questo, cioè mi insulta solo perché sono un coglione quando faccio queste minchiate, fatemelo dire, dai. Scusate che faccio un po' cagata a questo gioco perché è da tanto che non ci gioco. Cioè questa è la prima volta che ci gioco dopo tipo un annetto, no, forse di meno, io che ne so. Tra l'altro, a me se non mi ricordo mai, questa pista c'è proprio in Mario Kart, quello per il Nintendo DS, però fa schifo. Cioè, il remake fa schifo, quello originale è tipo una delle piste migliori, mi sembra. Potevo anche prendere il triplo, il doppio, la doppia scatola, così ti dava più oggetti. Cioè, ovviamente devo sbatterci contro come cazzo, quel cazzo è, non so, un autobus, boh. Devo fare esplodere la bomba tanto perché tanto c'ho l'invincibilità. Dai, almeno arriviamo quinti. Non so se stiamo registrando. Percorso successivo. Questa è una delle... anzi, questa è sicuramente la mia pista preferita di tutti i Mario Kart. Soprattutto per la musica che ti entra in testa proprio. Questa volta però vediamo di arrivare qui. C'è anche questa pista, mi sembra che ce ne abbiamo fatto il remake. Però su Mario Kart Wii, cioè nel senso non fa schifo, anzi è anche abbastanza bello perché il problema è che è uguale all'originale, cioè non aggiungono niente, ma per fortuna non tolgono neanche niente comunque, cioè se no avrebbe fatto sicuramente schifo.
basta, sono troppo i coglioni. Cioè, scusatemi se per questa parte cringe, però non... Vedete, non so neanche fischiare, quindi mica quella che posso fare è mettere il fiato dalla bocca, però è cringe, quindi c'è. Cioè. Che fortuna che il catenaccio non ci ha preso, mi sembra che si chiami così, boh. Anche siamo quasi primi. Oddio, se arriva un guscio blu adesso e io arrivo prima, poi bestemmio. Ecco. Perché lì c'è un fungo, magari c'è... No. Ditemi se vi piace questo tipo di video, magari ne porterò altro. Intanto siamo saliti sulla classifica, siamo finalmente fra i primi tre. Adesso, quanto è figa la macchina di Waluigi? C'è già Waluigi, uno dei personaggi più sacri di Super Mario. La sua macchina è una delle cose più tamarre al mondo proprio, però ne ha in una maniera positiva. A parte che Waluigi c'è pure in Five Nights at Wario's. E rompe i coglioni in quel gioco, non perché sia un personaggio schifoso, che io prima ho detto che è uno dei miei personaggi preferiti, ma semplicemente perché ti attaccherà velocemente e quindi ti beccherai sempre nei jumpscare. Tra l'altro salutava Luigi. Cioè, scusatemi, ma lo dovevo fare per questioni di cose proprio, perché sono i video tipo come quelli di 17YouTube che metteva a dei punti Toadette che faceva i jumpscare, però quella volta lì era ironico, ecco, 17 era ironico, invece io no. Cioè, che tra l'altro, se non sbaglio, questa pista c'è in Mario Kart 7, sì. Mi sembra di sì invece, perché quel gioco ho giocato recentemente e mi sembra di ricordare questa pista. Adesso non ho notato, ma sono primo. Dio buono. Anche lì c'è una trappola che cioè, se ci vai dentro poi ci metti 2 anni a risalire. E tra l'altro il Mario Kart 7 diventa una scorciatoia dove c'è un acquario che è molto bella come aggiunta, molto più utile soprattutto. Quindi finalmente un... Ditemi se devo migliorare la qualità, però scusatemi, non c'ho un qualcosa per registrare dal GameCube direttamente. Quindi... Questa è una delle mie piste preferite invece. Questa musichetta mi porta in mente molti ricordi felici. E meno male che io ho avuto un'infanzia, o almeno un'infanzia videoludica, perché la mia infanzia per è un qualcosa di terribile.
Però almeno quella videoluca l'ho avuta fantastica. Ecco, ovviamente andiamo sul fango che rallentiamo. Magari anche questa volta proviamo il clima alla verdura. Oddio, c'è il guscio quello di Bowser. Sarà meglio non andarci contro. Magari adesso sarà rimbalzato e sarà venendo verso di noi. Chris. Take this. Mio Dio, non doppiego mai Super Mario. E sinceramente meno male. Vabbè, terzi non è che c'è. Sì, va bene, però non è così, è un fatto così eccezionale. Ma da chi arriviamoci terzo, tipo invece di salire. Vediamo la classifica dove siamo arrivati. Vediamo. Terzi. Fantastico.